Coppa UEFA. Vi ricordo all'andata la vittoria della Juve per 3-1 in terra tedesca. Questa sera abbiamo predisposto un appuntamento televisivo di particolare rilievo sia per l'importanza della gara sia per i mezzi messi a disposizione dalla RAI. Qui accanto a me in postazione centrale Carlo Nesti, a bordo campo Costa, in tribuna Barletti e poi da Piazza San Carlo il collega Calcagno. Alla fine della partita avremo una mezz'oretta di tempo per fare i commenti sulla partita, che naturalmente speriamo possa risultare di piena soddisfazione per la Juventus. C'è da dire che fino a qualche attimo fa si è scatenato su Torino un autentico acquazzone e il terreno di gioco sarà zuppo. Formazioni delle squadre che sono state comunicate solo qualche attimo fa, mentre in sovrimpressione vedete che il regista Enzo De Pasquale ci ha fatto vedere il cammino attraverso il quale le due formazioni sono giunte a questa finale di Coppa UEFA, unica delle grandi finali europee che si disputa in due tornate. Gara d'andata, come vi ho detto, vinta dalla Juve per 3-1 in Germania, e quindi questa sera ci sono tutte le premesse perché la serata sia felice per i colori bianconeri e per il calcio italiano. Grandissimo ambiente allo Stadio delle Alpi, 61.000 spettatori paganti, record assoluto d'incasso, 3 miliardi e 800 milioni. La partita tatticamente si preannuncia molto interessante, naturalmente il Borussia dovrà fare di tutto per tentare di ribaltare la situazione. Carlo Nesti accanto a me, mentre vediamo in sovrimpressione ancora le formazioni: la Juve con Peruzzi, Carrera e Torricelli, De Marchi, Kohler, Julio Cesar, Galia, sembrava dovesse giocare Marocchi, Dino Baggio, Vialli, Roberto Baggio e Müller. C'è l'indisponibilità di Conte. Nel Borussia non gioca Chapuisat, che come sapete era infortunato alla schiena, quindi Klos, Reinhardt, Schmidt, Schulz, Gelic e Pochner, Reuter, Karl, Sippel, Rummenigge e Mill, gli uomini che Itzfeld manda in campo. Nesti, tatticamente come si presenta la partita? Innanzitutto buonasera anche da parte mia con questa rapidissima anticipazione sui temi dell'incontro. In molti si chiedono se vedremo una Juventus guardinga per sfruttare il successo di Dortmund o piuttosto una Juventus spettacolare per regalare un grande incontro a questo fantastico pubblico. Io credo che forse siamo davanti a un falso problema, perché quest'anno la squadra è riuscita a essere spettacolare proprio quando ha messo in condizione Roberto Baggio e Müller di agire in spazi larghi, vedi Milano e Dortmund. In sostanza, aspettare un pochino i tedeschi, che devono segnare addirittura 3 gol, non mi pare un disonore, ma solo un modo per sfoderare poi le proprie armi migliori. L'arbitro della partita è il signor Blankenstein. Naturalmente il risultato ampiamente favorevole della gara d'andata costituisce una tentazione non solo per Trapattoni, ma direi per chiunque. Chiaro tuttavia che la Juventus è attesa a una prova confortante anche sotto il profilo della spettacolarità e del gioco manovrato. Mi sembra che il fondo del terreno abbia tenuto abbastanza bene, davvero impressionante la quantità d'acqua che si è rovesciata sullo Stadio delle Alpi nell'immediata vigilia della partita. Una Juventus naturalmente carica, una Juventus che sa di poter onorare la sua stagione con un trofeo importante, Coppa UEFA che la Juve ha già vinto in due precedenti circostanze, nella stagione 76-77 battendo in finale in quella circostanza l'Atletico Bilbao e poi più recentemente nell'89-90 superando la Fiorentina in una finale tutta italiana. In quella partita Baggio giocava con la Fiorentina. Tutto è pronto, mi sembra che il terreno abbia assorbito in maniera davvero sorprendente l'acqua che è caduta e quindi si giocherà in condizioni ambientali che appaiono accettabili. Dopo il trionfo del Parma in Coppa delle Coppe, dunque per il calcio italiano e per la Juve la possibilità di conquistare un secondo trofeo, mentre vi ricordo che c'è ancora la possibilità di fare un nuovo filotto nelle tre maggiori competizioni europee, dato che a fine mese il Milan giocherà la finale di Coppa Campioni all'Olympiastadion di Monaco di Baviera contro l'Olympique di Marsiglia. Tutto è pronto per il calcio d'avvio. Consultazione dei cronometri da parte dell'arbitro Blankenstein.
visibilità pregiudicata dai soliti fumogeni, consulta a vista i suoi due collaboratori, l'arbitro Blankenstein, partiti. E Rummenig in possesso di palla. Ti ricordo, la Juve ha vinto per 3-1 il match d'andata e parte quindi da una base ampiamente favorevole. Carle intanto in campo con la maglia numero 8, questa è una novità, sembrava dovesse giocare Lusch all'ultimo momento. Otmar Hitzfeld, il tecnico del Borussia, ha invece preferito questo giocatore. Ecco il lungo rilancio dalle retrovie, l'anticipo da parte di Schmidt, va in pressing a centrocampo la Juve, ma è sempre Rummenigge che manovra con questo lancio in profondità verso Sippel, che si trova in posizione regolare, il gioco è fermo. Pallone che entra in rete, ma naturalmente non si tratta di gol annullato. La posizione del numero 9 del Borussia Dortmund, Sippel, era sicuramente irregolare, segnalata tempestivamente dal guardaline, rilevata dall'arbitro centrale. Giulio Cesar sistema a terra il pallone per la battuta di questo calcio di punizione. Siamo al primo minuto di gioco della finale bis di Coppa UEFA ed ecco il pallone in profondità, è Vialli che lo gioca, disimpegna all'indietro a favore di De Marchi, il cui traversone viene corretto di testa da Dino Baggio. Palla ancora juventina, un nuovo cross sul quale si produce in non difficile presa aerea il portiere Kloss, che disimpegna subito su Reuter, ex giocatore della Juve. Intervento irregolare intanto da parte di Galia. Ancora Reuter per i tedeschi. Taglia dentro un pallone insidioso sul quale poi fa buona guardia la retroguardia juventina. C'era Poschner che si era presentato pericolosamente in profondità. Intanto c'è un intervento irregolare sul tentativo di rinvio da parte di Torricelli. Difesa della Juve schierata, e non è la prima volta nella stagione, con tre centrali e due esterni. Adesso in queste prime battute già si vede il motivo dell'impiego di Galia. Ci sono due punte in campo nel Borussia che sono marcate da Kohler e Carrera, e Galia è schierato come marcatore a uomo su Rummenigge, che naturalmente potrebbe diventare la terza punta. Vi ricordo che proprio Rummenigge aveva segnato il gol iniziale nella gara d'andata a Dortmund, gol poi brillantemente rimontato dai bianconeri. Giulio Cesar su arresto. Aggressiva la marcatura su Baggio da parte di Karl, interviene l'arbitro Blankenstein a mandare il calcio di punizione e a richiamare solo verbalmente il giocatore tedesco. Vi ricordo anche che la TGS Radio ha inviato i colleghi Ciotti, Gentili e Cucchi per questa partita, mentre ora c'è il calcio di punizione affidato ancora al piede di Giulio Cesar. Morbida la parabola, lo stacco è di Vialli che prolunga in profondità ed è Baggio che si impadronisce del pallone. Roberto Baggio va alla battuta, respinto il suo tiro, recupera ancora Vialli, parte il suo suggerimento, il tocco di prima all'indietro di Torricelli a favore di Carrera, che scaraventa in profondità cercando ancora Vialli, anticipato nella circostanza. Poi De Marchi difende il pallone, lo tocca però troppo lungo per Galia. Il tentativo di contropiede da parte dei tedeschi, palla sfiorata di testa da Miller, ribattuta da Giulio Cesar. Ancora un errore dei tedeschi, tenta di andar via sulla destra Vialli, chiude su di lui Schulz, giocatore particolarmente robusto, non riesce il triangolo e lo stesso Schulz scaraventa in profondità. Ne approfitto per dirvi che la Rai propone su Rai 1 un fine settimana calcistico davvero stimolante. Stasera questa finale di ritorno di Coppa UEFA tra Juventus e Borussia, confronto tra il calcio italiano e tedesco. Vediamo gli sviluppi di questa azione. Vialli splendido, il suo tocco, il tiro, il gol da parte di Dino Baggio. Juve subito in vantaggio. Al quarto minuto Dino Baggio, ancora lui, sblocca la situazione.
Dino Baggio è stato veramente determinante in questa edizione della Coppa UEFA, se pensiamo che questo è il suo quarto gol. Aveva segnato con il Sigma, col Benfica, col Borussia nella partita di andata, adesso si è ripetuto con questo bellissimo gol che rivediamo. Gol molto bello, prezioso, intelligente il colpo di tacco a smarcare, ecco, rivediamo, di Vialli, un giocatore che quest'anno molto spesso è stato un po' criticato, ma che è di determinante importanza negli schemi della Juve, sia per la sua grande attività sul piano fisico, sia anche per i suoi assist. Ricorderete che proprio nella partita d'andata a Dortmund, Vialli sotto questo profilo si era reso particolarmente prezioso. Intanto il Borussia si riporta in avanti, situazione ora ancora più tranquillizzante per i bianconeri. Reuter alla rimessa, l'anziano Mill nulla da fare, non riesce il passaggio di ritorno. Stavo dicendovi dello stimolante programma di Rai 1 sotto il profilo calcistico per questo fine settimana, oltre al confronto italo-tedesco di stasera, finale di ritorno della Coppa UEFA tra Juve e Borussia. Domani sera alle 20:25 su Rai 1, finale bis, ripetizione praticamente della finale della Coppa d'Inghilterra tra lo Sheffield Wednesday e l'Arsenal, e poi venerdì anticipo del campionato di calcio tra Cagliari e Milan, sempre su Rai 1 alle 20:25. Quindi uno spettro delle possibilità spettacolari del calcio su diversi fronti: confronto italo-tedesco stasera, calcio inglese domani sera, calcio tutto italiano tra Cagliari e Milan venerdì sera. Ancora Roberto Baggio tra due avversari, un terzo su di lui, Carlo, batte lungo, Giulio Cesar di prima, terreno che ha tenuto bene ma naturalmente molto insidioso, zuppo d'acqua sull'erba bagnata, scivola il pallone. 1-0 dunque per la Juve, passata in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco per merito di Dino Baggio. E ora Zelic all'impostazione con passaggio a Reuter, scaraventa lungo, riesce a colpire di testa il piccolo Mill, giocatore anziano, ma altro non può fare che accompagnare il pallone a fondo campo. La Juventus quest'anno è stata molto discussa, ma io vorrei ricordare, soprattutto dopo queste prime battute, che questa squadra in Coppa UEFA in 12 gare finora ha segnato 29 gol. Non è poca cosa, anche perché ha affrontato, al di là di questo avversario, altre grosse squadre come Benfica e Paris Saint-Germain. Ancora Roberto Baggio al limite, si destreggia, cerca una soluzione, serie di finte, batte il cross, colpo di testa ancora molto bello da parte di Dino Baggio e parata di Clough. C'è da dire che oltre alle tante reti segnate, la Juve ha perso una sola partita sul campo del Benfica, rimontando poi la situazione in casa. Palla ancora bianconera con Galia, subentra Andy Müller, il tocco per Roberto Baggio, fuori per Galia, arriva a sostegno anche De Marchi. Baggio di prima, Müller, De Marchi, Galia, ultimo tocco di Rummenigge, mi è parso di aver visto, ha visto così anche l'arbitro, il guardalino aveva dato la rimessa al Borussia. Siamo al 8° minuto di gioco nel corso del primo tempo, al 3-1 maturato nella gara d'andata. La Juve aggiunge il gol di Dino Baggio, con il quale conduce per 1-0 anche in questa gara di ritorno. Meglio di così non poteva cominciare. Galia rovescia il cross al centro, difende il pallone facendolo sfilare Vialli, è però ben appostato Reinhardt che è andato al rinvio. Ancora Mill, su di lui il buon intervento da parte di Carrera, ancora Carrera, Dino Baggio, gioca bene la Juve, tutto di prima, colpo di testa, grande azione della Juve con tentativo di assist finale di testa di Roberto Baggio per Vialli, ma era nata molto bene sul piano della costruzione la manovra con ripetuti tocchi di prima. Koschner a
parato sulla sinistra per Tito Ramil. Su di lui l'intervento è giudicato irregolare da parte di Carrera e quindi ci sarà un calcio di punizione che sta per battere ora Reinhardt. Palla molto lunga, fuori, alza la bandierina il guardaline e l'arbitro concede il calcio d'angolo. Probabilmente nella mischia precedente un giocatore della Juve aveva sfiorato il pallone che ha superato la linea di fondo campo. Angolo dunque per il Borussia di Dortmund, formazione tedesca che è sotto di un gol anche qui al Delle Alpi. Parte il tiro dalla bandierina, palla messa fuori da Kohler, insistono i tedeschi, non sono precisi, recuperano in maniera un po' affannosa il pallone che viene ora giocato da Pochner ma recuperato da Müller, ex giocatore del Borussia. Vialli, De Marchi che lascia per Giulio Cesar, Carrera e ha la possibilità la Juve ora di avanzare con Kohler, l'appoggio su Torricelli, il disimpegno arretrato su Carrera, batte lungo Carrera, va benissimo Vialli a rubare il tempo a Schmidt in acrobazia ma non ci sono compagni a sostegno. Riparte con Reuter il Borussia, la combinazione è con Zelic, scatta Reuter, tutto tranquillo a fondo campo, non ci sono problemi in Italia. Non ce ne sono, e direi che in questi primi minuti abbiamo avuto almeno tre conferme: la condizione di Roberto Baggio, quella di Dino Baggio e poi questo crescendo di forma anche di Vialli. È un Vialli che ha acquistato una silhouette sul piano atletico diversa da quella di qualche tempo fa e mi pare che abbia recuperato non soltanto la lucidità ma soprattutto anche quell'agilità che gli mancava. Intervento ancora dell'arbitro, l'olandese Blankenstein, a comandare un calcio di punizione per il Borussia. Sta per batterlo Karl, giocatore cui Hitzfeld ha affidato la guardia di Roberto Baggio. La battuta di Zelic, pallone giocato a favore di Müller da Torricelli, avanza Müller, Vialli di prima, Müller, De Marchi ancora di prima in profondità, ora Reuter. Partita gradevole, Pochner viene a sostegno Reinhardt, non combinano i due. Momento difficile per il Borussia di Dortmund, anche in campionato è stato battuto per 4-0 in casa dallo Stoccarda nell'ultimo turno della Bundesliga, a testimonianza di un momento tutt'altro che felice. Ecco Rummenigge, buona la finta di Rummenigge, converge, cerca una soluzione, tocca fuori, arriva per il sinistro di prima intenzione violentissimo Schulz, la palla è di poco sul fondo, buona azione del Borussia. È la prima conclusione tra l'altro non a caso di un difensore. Sappiamo che se questa Juventus ha un limite per quanto riguarda il gioco offensivo sta nel fatto che con tre punte sono un po' scarsi i ripiegamenti sui difensori che avanzano cercando gli inserimenti. Alludo naturalmente ai ripiegamenti soprattutto di Roberto Baggio e di Müller che non sono consueti. Cerca almeno di approfittare di questa situazione tattica il Borussia mandando al tiro in assenza di un attaccante come Chapuisat che arriva da dietro. Tra l'altro proprio in occasione della sua pregevole battuta Schulz, come vedete, è rimasto infortunato. Il giocatore dal fisico poderoso ce la fa, rientra in campo, c'è festa grande naturalmente sugli spalti dello stadio delle Alpi, il popolo juventino ha risposto con grande entusiasmo all'appello, come vi ho detto record di incasso e fortunatamente ora condizioni atmosferiche che sono migliorate, non piove più, il colpo di testa ancora di Schulz che ha ben ripreso, quello di Dino Baggio e c'è il fallo su Roberto Baggio.
Siamo nel frattempo giunti al 15° del primo tempo, la Juventus conduce per 1-0, vi ricordo il gol di Dino Baggio dopo appena 4 minuti di gioco, a sbloccare la situazione anche in questa gara di ritorno. Giulio Cesar. Roberto Baggio, splendido il tocco a seguire per Galia, parte il cross, disturbato e in grande affanno si rifugia in angolo la difesa del Borussia. Primo piano per Michael Rummenigge, il fratello di Kalle Rummenigge, che è noto anche ai tifosi italiani per la sua milizia nelle file dell'Inter. Pronto Roberto Baggio a effettuare il tiro dalla bandierina. Sono presenti circa 4.000 tifosi tedeschi. Parabola lunga, il colpo di testa da parte di Kohler, fermato sulla linea da un difensore. Prova ora l'azione di rimessa il Borussia con Rummenigge. Destro lungo, Giulio Cesar, dopo che aveva toccato Sippel. Occasione gol ancora per la Juve, molto pericoloso il colpo di testa da parte di Kohler. Avanzano ora i tedeschi, vedete che vanno spesso e volentieri alla battuta da lontano, ha provato stavolta Zelic, un altro difensore. Ora sul pallone Pochner, il tocco esterno è per Reinhard, traversione di quest'ultimo deviato, palla che carambola su Reuter, pallonetto di Reuter, non si fanno trovare impreparati i difensori della Juve, anche se il disimpegno non è precisissimo, alla fine tutto sfuma a fondo campo. C'è da tenere nel dovuto conto anche lo stato del terreno di gioco, che rende problematici i tocchi anche apparentemente più agevoli. C'è uno schieramento tattico abbastanza interessante per quanto riguarda la difesa del Borussia. Il tecnico ha deciso di marcare Vialli con Schmidt, ha deciso di marcare anche Baggio con Karl, e poi ci sono in pratica due liberi che sono il numero 4 Schulz e il numero 5 Zelic. In questo modo può godere di una certa libertà a centrocampo Müller. Rimpalli. Reuter, anticipato da De Marchi. Modo giudicato peraltro irregolare, pericoloso, calcio di punizione già battuto per il Borussia Dortmund con impostazione da parte di Karl a favore di Schulz, la lunga battuta per lo scatto di Mill si aiuta irregolarmente, interviene l'arbitro Blankenstein a comandare il calcio di punizione a favore dei bianconeri. Tutto sta filando per il meglio, naturalmente nel calcio può succedere sempre di tutto, ma il gol di Dino Baggio al quarto minuto di gioco, in aggiunta ai tre segnati dalla Juve sul terreno del Westfalenstadion a Dortmund, mette la Juve praticamente al riparo da qualsiasi brutta sorpresa. Vialli, anche perché i bianconeri stanno giocando bene, Müller tenta il triangolo, tocca all'indietro, non può giocare il pallone con le mani il portiere, disimpegno su Karl che fa sfilare a favore di Reuter, il dribbling di quest'ultimo su Vialli e l'impostazione centrale per Zelic. Ora Pochner, tra i più attivi in questa fase iniziale, accompagna l'azione Reinhardt sulla sinistra, parte il suo lungo traversone sul quale la presa di Peruzzi è tutt'altro che difficile. Va l'immediato rinvio quest'ultimo, la palla è per Vialli, attaccato irregolarmente da Schmidt, punizione per la Juve. Minuti di gioco nel frattempo, 19, risultato Juventus 1 Borussia Dortmund 0. Lampeggiano in maniera suggestiva i flash sugli spalti, mentre tutte le sciarpe dei sostenitori bianconeri sono tenute alte dai tifosi. Giulio Cesar. L'anticipo su Roberto Baggio. Reuter perde il pallone. Müller trova un varco sulla sinistra. Appoggia su Roberto Baggio. Va Roberto Baggio,
mette ancora in mezzo, prolunga Calia, arriva per il tentativo di battuta Vialli ma viene anticipato, poi con calma Torricelli all'indietro per Giulio Cesar. Juve padrona del campo, anche il quadro psicologico naturalmente si è ulteriormente aggravato per i tedeschi. Müller, che già avevano poche speranze in partenza, sono stati gelati dal gol iniziale di Dino Baggio. Posizione di fuorigioco per Vialli, un Vialli che si muove molto bene e, come sottolineava Nesti in apertura, appare fisicamente più filato rispetto a qualche tempo fa. Reinhardt, Zelic. Abbiamo intanto rivisto il precedente tentativo proprio di Vialli, anticipato millimetricamente. Schmidt, Karl, Mill, Zippel, fuori per il tiraccio direttamente a fondo campo di Reinhardt. Prova soprattutto con le conclusioni da lontano il Borussia. Un attimo, vediamo Carlo, che c'è il collegamento in diretta con Piazza San Carlo, dove per noi c'è il collega Calcagno che sentiremo più tardi. Nonostante l'inclemenza del tempo, vedete che anche in Piazza San Carlo c'è un gran numero di tifosi juventini in festa. Un pericolo per quanto riguarda la Juventus, anche per quello che si era visto nella gara di andata, era rappresentato dagli inserimenti in avanti di due esterni come Reuter da una parte a destra e Reinhardt a sinistra. Per il momento De Marchi e Torricelli, che sono gli uomini incaricati di presidiare quelle zone, non hanno avuto difficoltà, e anche per questo motivo si spiega l'inconsistenza degli attacchi dei tedeschi. Frattanto il gioco verrà fermato perché c'è un giocatore tedesco a terra. Potrebbe essere proprio Reuter. Tra l'altro lo schema difensivo della Juventus, che era già stato provato in qualche altra circostanza, cioè con i due esterni e i tre centrali, è uno schema piuttosto alla moda, tant'è vero che era stato utilizzato anche dalla nazionale tedesca Italia 90 in occasione della conquista del titolo mondiale. Ancora Piazza San Carlo. Calcagno, ci sei? Probabilmente, anche se c'è, la sua voce sarà sommersa da questo entusiasmo dirompente dei tifosi juventini in Piazza San Carlo. Davvero molto molto suggestiva questa immagine. Sarà nascosto in mezzo ai tifosi, suppongo, perché non riusciamo neppure a vederlo. Frattanto qui al Delle Alpi il gioco è ripreso, la palla è in possesso della Juventus con Giulio Cesar, ora con Carrera. Ancora Giulio Cesar. La solita battuta profonda a cercare un Vialli che subisce fallo dal suo marcatore Schmidt. Molto rigide le marcature a uomo predisposte da Hitzfeld, in particolare su Vialli e su Baggio, mentre Müller, proprio per effetto del quadro tattico generale che si è venuto a determinare, gode di una certa libertà, anche se finora ha giocato piuttosto lontano dall'area avversaria. Calcio di punizione affidato a Roberto Baggio. Molta tagliata l'esecuzione a cercare lo stacco di Kohler, che non può arrivarci. Nella partita di andata era stato Reuter, abbastanza sorpresa, a incaricarsi proprio di controllare, di pedinare Müller. Invece in questa partita, visto che il Borussia deve segnare anche parecchio, è stato impiegato come esterno destro. Anche in questa chiave si spiega questa grande libertà per Müller. Pochner, Zelic, scivola sul piede d'appoggio, riesce in qualche modo a dare a Mill, che nonostante l'età è sempre molto agile, un frugolino che ricordiamo di aver visto anche nelle file della nazionale tedesca. Difende bene intanto la Juve. Buono il tocco di Roberto Baggio per De Marchi, da questi a Müller. O Müller che converge, vedete la sua notevole libertà d'azione. Torricelli, ancora Müller, Giulio Cesar,
Vialli, mobilissimo, tolta su di lui, si è portato Kochner, c'è fallo, anzi è Karl, il marcatore di Baggio, stavolta si era portato su Vialli. L'arbitro accorre, comanda naturalmente il calcio di punizione, ho avuto l'impressione che volesse anche estrarre il cartellino giallo. Comunque la gara fino a questo momento è stata corretta, semplice calcio di punizione per una Juve che sta giocando con grande disinvoltura. Messo fuori Pochner, accompagna il pallone all'indietro su Giulio Cesar Torricelli, parte il lancio ribattuto da Schulz, quindi De Marchi. Schulz, Zelic, Schmidt, Reuter, ancora Schmidt, Karl, Zelic, avanza Zelic, cerca un varco centrale, viene attaccato irregolarmente, calcio di punizione. Vedete che in copertura è proprio Müller. Vedete che quantunque in apparenza il terreno di gioco sia agibile, esistono ancora inevitabilmente, direi vista la quantità d'acqua caduta, delle pozzanghere che rendono precario l'equilibrio e il controllo del pallone ai giocatori. Lunga rincorsa da parte di Reinhard che dà l'impressione di voler battere nonostante la posizione del pallone. Il tiro è molto violento, assai buono, e sfila a fondo campo non di molto. Tra l'altro c'è da ricordare che quando il terreno è bagnato e il pallone è scivoloso, ovviamente anche i tiri dalla lunga distanza possono diventare particolarmente insidiosi per i portieri. Un altro dei motivi per i quali la carta che cerca di sfruttare e di giocare il Borussia è quella di questi tiri da lontano dei difensori e l'assenza di punte come Paulsen e Chapuisat. Pensate che Sammer, Zorc, Paulsen e Chapuisat in quattro hanno segnato 45 gol nella stagione del Borussia e mancano questa sera tutti e quattro. Sì, in particolare Chapuisat, il capocannoniere della Bundesliga, è l'attaccante svizzero che ha giocato anche nella nazionale rosso-crociata contro di noi. E manca anche, oltre al danese Paulsen, Sammer, l'ex giocatore dell'Inter, che non è stato tesserato in tempo per poter essere utilizzato nelle competizioni europee. Intanto la gara scivola via abbastanza tranquilla. Zelic combina con Schulz, il quale effettua il suggerimento in profondità sulla ribattuta juventina, e Reinhardt che interviene, subisce l'attacco giudicato irregolare da Galia, batte il calcio di punizione centralmente a favore dello stesso Zelic che disimpegna su Schmidt, da questi a Rummenigge. Su Rummenigge in copertura e Baggio, si gira bene, Rummenigge dà centralmente la ribattuta, è di Galia. Ora Schmidt, Zelic, ancora Schmidt, dialogano in palleggio i due difensori del Borussia. Rummenigge, Schulz, ecco la battuta lunga a cercare Pochner, bene appostato Dino Baggio, preziosissimo in avanti, ma al solito anche molto accorto in fase di copertura. A lungo la posizione tattica di Dino Baggio nella Juventus aveva lasciato adito a qualche dubbio, a qualche equivoco. Trapattoni lo ha impiegato anche come difensore esterno sinistro, a centrocampo invece Dino Baggio sta dando il suo contributo in maniera determinata. Direi che è uno dei giocatori come Roberto Baggio in cui si sono incontrate le strade tattiche di Trapattoni e di Sacchi, perché anche su Roberto Baggio Trapattoni aveva qualche dubbio, centrocampista, trequartista, attaccante, poi si è convinto che è meglio stia molto vicino all'area avversaria. Poi Roberto Baggio diventa particolarmente utile quando ha accanto a sé un giocatore anche fisicamente molto robusto come nel caso specifico Vialli, che gli apre i varchi.
Buono il tocco all'indietro di Kohler che favorisce il disimpegno di Carrera. Ancora Kohler attaccato da Poschner dopo il rinvio di Giulio Cesar, un rimpallo ed è Torricelli che mette in calcio d'angolo. Naturalmente tenta di portarsi in avanti per quanto sta nelle sue possibilità il Borussia di Dortmund, che ora fruisce di questo tiro d'angolo. Reinhard è un giocatore che ha un sinistro molto potente. Vedete che batte ancora di potenza verso il centro ed Emil che trova il tempo per la girata, ma sul fondo. Tiro d'angolo molto insidioso da parte di Reinhard, che non ha cercato la parabola ma ha battuto teso, come vedete. Evidentemente è uno schema che conoscono i giocatori del Borussia, perché Mil, che tra l'altro è il più piccolo di tutti, va alla deviazione di testa sul fondo. Questo Reinhard è il giocatore che è sicuramente dotato del miglior cross nella formazione del Borussia. Anche lui ha dei problemi fisici, si dice addirittura ormonali, più che altro motivati dalla stanchezza di una stagione molto intensa. Dino Baggio, ecco Möller, esce il portiere, palla che va in angolo, impatto fra i due, ma mi pare corretta la decisione dell'arbitro di concedere l'angolo. In effetti con il corpo Klose è andato anche sui piedi del giocatore della Juventus, ma dopo aver toccato il pallone. Angolo dunque con lo stesso Möller all'esecuzione, parabola lunga, il colpo di testa di Schulz, all'indietro il pallone per Kohler che imbecca ancora Müller, Galia, Kohler ministra con molta attenzione e tranquillità la Juve il possesso del pallone. Ecco Roberto Baggio, la combinazione con De Marchi, quello è il fantasista della Juve, con tocco centrale per Giulio Cesar. Giulio Cesar, Carrera a cercare Dino Baggio, sul quale stringe la marcatura Poschner. Per l'arbitro va bene Rummenigge e Poschner. Zelic, Rummenigge imposta l'azione in maniera molto lenta ed elaborata il Borussia di Dortmund. Naturalmente la Juve è coperta all'indietro, per i tedeschi non è agevole tentare la carta del contropiede. Frattanto recupera un pallone Carrera, fischia poco l'arbitro, la gara caratterizzata anche da alcuni contatti inevitabili visto lo stato del terreno di gioco, è però sostanzialmente corretta. Ora un giocatore tedesco è a terra e vedete che il compagno mette fuori il pallone perché si prestino le cure del caso. Una delle critiche che sono state mosse alla Juventus in questa stagione è una circolazione della palla a centrocampo non proprio disinvolta come altre squadre, quali ad esempio il Parma che abbiamo visto a Wembley. Dobbiamo dire che questa sera la Juventus sta giocando molto meglio anche da questo punto di vista, ma non soltanto per meriti suoi, anche per le caratteristiche, io credo, abbastanza azzardate dello schieramento avversario. Ci sono almeno quattro giocatori che hanno attitudini chiaramente offensive, non soltanto le punte che sono Sippel e Mill, ma anche alle loro spalle il numero 6 Poschner e il numero 10 Rummenigge. Quindi non c'è grossa possibilità di pressing per i centrocampisti del Borussia. Sì, osservazione sicuramente centrata, anche se mi pare doveroso sottolineare il fatto che se talora le critiche nei confronti della Juventus sono state fin troppo severe, tanto prova il Borussia, e ciò è determinato dal fatto che si parla proprio della Juventus, una squadra, una società dalla quale si pretende sempre e comunque il meglio. Ancora in avanti il Borussia, ottima la copertura di Möller che si sta rendendo prezioso anche in interdizione. Il centrocampo intanto Karl ha intercettato dando ancora a Poschner, il più attivo di prima, il tocco di Sippel ancora per il traversone di Reinhard ribattuto. Schulz ora a cercare Mille che non può arrivare sul pallone. La Juventus naturalmente gioca con una certa accortezza ma anche con grande tranquillità, consolata sia dal risultato rotondo maturato nella gara d'andata sia soprattutto direi dal gol di Dino Baggio dopo 4 minuti di gioco. Si gioca in un frastuono assordante, ci sono cori, inni di incitamento sugli spalti, mentre il pallone ora viene rincorso da Vialli. De Marchi, Möller,
molto motivato, e su di lui c'è il recupero di Sippel, giudicato regolare, ecco un tentativo di contropiede con Karl, c'è la possibilità del suggerimento per Reuter, che gode ora di una certa libertà sulla destra, centralmente ancora a favore di Karl, ora è venuto in avanti anche Schulz, fa filtrare il pallone verso l'area juventina, Carrera spazza via, a centrocampo lotta Müller, favorisce l'inserimento di Galia che scivola sul piede d'appoggio, c'è la lunga ribattuta di Zelic, ora Reinhardt e quindi Carrera che interviene irregolarmente su Rummenigge. Questa fase centrale del primo tempo ha un po' rallentato il ritmo la Juve, il Borussia di Dortmund tenta di organizzare qualche manovra, non è che abbia corso grandi rischi finora Peruzzi, dove si faccia eccezione per le due conclusioni da fuori area di Reinhardt e di Schulz. Evidentemente è un Borussia molto spaventato, ed era già accaduto nella prima partita, da quello che può essere il contropiede, l'azione di rimessa della Juventus. E questo è il motivo per il quale, nonostante il 3-1 dell'andata e lo 0-1 di oggi, non vediamo un arrembaggio da parte dei tedeschi, ma un tentativo di attacco ragionato. Intanto il regista Enzo De Pasquale, che guida le telecamere della squadra esterna di Torino 2, l'RVM di Milano, ci sta facendo vedere lo stadio delle Alpi. Io approfitterei di questa sosta anche per ricordare che è in edicola I più grandi, una videocassetta Video Rai dedicata ai migliori calciatori degli ultimi 20 anni della squadra bianconera. La cassetta realizzata dal collega Claudio Valeri contiene il racconto dei tanti scudetti conquistati negli anni 70-80 e le vittorie della Juve nelle coppe internazionali. E potrete ritrovare le mitiche parate di Zoffa, la signorilità dell'indimenticabile Scirea, la grinta di Tardelli, Purino e Gentile, lo stile di Cabrini, i dribbling di Causio, le acrobazie di Bettega, le punizioni di Platini e Baggio, i più grandi in tutte le edicole. Ci sei, Federico? Noi non sentiamo. Calcagno, mi senti? Vediamo le immagini relative a Piazza San Carlo, dove continuano i festeggiamenti. Non sento però la voce di ritorno di Calcagno. I tifosi bianconeri che sono accorsi qui nonostante la pioggia e il tempo che prima era stato inclemente, alcuni tifosi addirittura hanno preferito venire qui piuttosto che allo stadio, è il caso di questo giovane. Sì, sento sullo sfondo la voce di Calcagno, ma è un eco lontano. Intanto abbiamo visto la conclusione di testa sul fondo. La possibilità di andare allo stadio. Vedete l'inserimento ed è nuovamente Schulz che si è portato pericolosamente in avanti, il suo colpo di testa sfila a fondo campo non di molto. Peruzzi per il rinvio. Davvero suggestive le immagini da Piazza San Carlo, così come suggestivo è lo spettacolo degli spalti gremiti delle Alpi in occasione di questa finale di ritorno di Coppa UEFA tra Borussia Dortmund e Juventus, con la Juve in vantaggio per 1-0. Ancora Müller, vedete che ha l'opportunità di provare nei vari settori del campo proprio perché gode di grande libertà, e di Carrera intanto questo suggerimento profondo che trova Vialli smarcato in area ma in posizione irregolare. Schmidt, Reuter, rivediamo intanto, e vedete che probabilmente la posizione di Vialli era una posizione regolare perché era tenuto in gioco da Reinhardt che si era fermato sulla sinistra. Immagini di nuovo in diretta con Mil che converge, prova da lontano, fuori. Come abbiamo segnalato in diverse occasioni in questa telecronaca, ci sono due giocatori per così dire spaiati tatticamente nelle due squadre, cioè che non si seguono a vicenda. Da una parte Müller, che in effetti gode di tanta libertà, però anche questo Schulz, il secondo libero per così dire del Borussia. Adesso in questa fase mi pare che sia lo stesso Schulz probabilmente ad approfittare più di Müller della libertà concessa dagli avversari. Situazione comunque che si sta sviluppando in maniera tranquillizzante per la Juventus. Siamo al 40° del primo tempo, anche durante l'intervallo provvederemo ad effettuare delle interviste. De Marchi viene anticipato da Mil, ma la palla carambola all'indietro per Giulio Cesar, il cui lungo lancio viene ribattuto di testa da Schulz, giocato ora da Pochner, forse il migliore dei suoi fino a questo momento. Giulio Cesar, Dino Baggio, Torricelli,
Roberto Baggio, rimpalli, interviene Zelic, Schulz sua sinistra a cercare ancora Pochner, la chiusura è di Dino Baggio, Carrera, Vialli, Galia, e ha fintato sulla sinistra, poi ha tentato di imbeccare Vialli che stava scattando, ma hanno intuito le sue intenzioni gli avversari, ma non trova sviluppi comunque l'azione di replica da parte del Borussia di Dortmund, una formazione che sta interpretando con lodevole impegno il suo gravoso compito qui allo Stadio delle Alpi, ma che sta confermando limiti piuttosto notevoli, soprattutto direi sul piano della condizione fisico-atletica. Il Borussia di Dortmund a lungo aveva disputato un ottimo campionato nella Bundesliga, ma ultimamente poi anche nelle gare interne ha denunciato una flessione di rendimento piuttosto evidente. Schmidt intanto recupera il pallone abbastanza tranquillo, perfino tra pattoni, vuol dire che non ci sono problemi. Un fatto eccezionale, direi. Schulz, Reinhardt, Paramil, sostegno Reinhardt, parte il suo traversone, ora ottima la copertura di Dino Baggio, Müller, contropiede della Juve, largo per Roberto Baggio. Roberto Baggio ora punta l'avversario, finta magnifica, ancora una finta e poi il tiro indirizzato sul palo più lontano, è molto bravo Kloss. Finezze di Roberto Baggio che vedete si dispera un po', guardate il primo dribbling messo fuori causa Schmidt, il secondo Zelic letteralmente fatto scivolare, poi la battuta sulla quale Kloss è stato molto bravo. Sugli sviluppi, punizione per la Juve, Müller, e gol, è ancora lui, è ancora Dino Baggio, stavolta sceglie stupendamente il tempo e nuovamente Dino Baggio che deve avere qualcosa di personale contro il Borussia di Dortmund, raddoppia 2-0, bellissimo, festa grande al Delle Alpi e festa grande naturalmente in piazza San Carlo. Adesso nella classifica cannonieri di questa Coppa UEFA, tra l'altro Dino Baggio, e stiamo rivedendo proprio a rallentatore il suo gol, si è avvicinato a Roberto Baggio perché con le due reti è salito a quota 5. In pratica ha raggiunto Müller ed è soltanto un gol per quanto riguarda la competizione europea da Roberto Baggio. Ottima l'esecuzione, avete visto Dino Baggio è partito da fuori area in modo da poter sfruttare potenza e stacco, ha incornato benissimo, palla sul paletto più lontano alla destra del portiere Kloss, assolutamente imprendibile il pallone, 2-0 per la Juve. Sostituzione delle file del Borussia di Dortmund, entra in campo il giocatore Frank, eccolo inquadrato con la maglia numero 14, doppietta di Dino Baggio per la Juventus, 2-0 in questa fase finale del primo tempo, un minuto e mezzo alla pausa. Schmidt, tra l'altro Frank è il giocatore che nella partita di andata aveva controllato Roberto Baggio. Pochner, Giulio Cesar, Roberto Baggio, finezza ancora, scivola poi Müller ma sul rimpallo, e Peruzzi che in tutta tranquillità va a raccogliere il pallone facendo ai compagni di avere l'intenzione di battere lungo. Müller, Torricelli, centralmente, ancora Roberto Baggio, ma è giudicato irregolare lo stacco di Vialli che sposta Schulz, già battuto il calcio di punizione a favore del Borussia di Dortmund che prova ora con questo lancio a favore di Sippel
tutto spostato a destra, va Sippel all'uno contro uno con Kohler, fa carabolare il pallone sui piedi del difensore centrale tedesco della Juve e guadagna un tiro d'angolo a tempo quasi scaduto. Sul 2-0 per la Juve il Borussia fruisce di questo tiro dalla bandierina. Parte il tiro, palla messa fuori, fuori gioco. Era rimasto in fuorigioco Schulz, uno dei difensori centrali, che costantemente si porta in avanti sui tiri d'angolo e sulle punizioni laterali per sfruttare la sua grande abilità nei colpi di testa. Proprio nel finale di questo primo tempo registriamo la sesta defezione di un titolare nelle file del Borussia, perché il giocatore che è uscito è Rummenig. Quindi due punte in campo, un centrocampista in più, che è il nuovo entrato, ma con una squadra che a questo punto avrebbe bisogno di ben altro in avanti per rimontare. Tra l'altro Rummenigge, se non altro per la suggestione del nome, è uno degli elementi più temuti nelle file del Borussia di Dortmund, e frattanto registriamo un nuovo tiro dalla bandierina a favore della Juve. Una Juve che sta per andare al riposo sul risultato pienamente rassicurante di 2-0, un risultato tra l'altro maturato in maniera pienamente convincente. Ha giocato una buona gara la Juve. De Marchi mette in mezzo, ancora De Marchi, buono il tocco esterno a favore di Müller, il traversone Zelic mette fuori e poi c'è irregolarità e ammonizione per De Marchi. È entrato con eccessivo slancio su Pochner e, come abbiamo rivisto, si merita il cartellino giallo, anche perché l'arbitro, come avete visto, era appostato proprio a due passi. Reuter, già due minuti di recupero, ancora Reuter, non filtra il pallone, De Marchi lo scaraventa in profondità, Zelic, il nuovo entrato, Frank, gioca al posto di Rummenig. L'inserimento da parte di Schulz, Galia intercetta e mette fuori, ancora nella zona in cui opera Frank, che tocca a Zelic. Gioca costantemente in avanti ora Schulz, risulta scoperta la retroguardia del Borussia. Borussia ora che prova l'inserimento con Reinhardt, che viene fermato ma in modo irregolare. Assisteremo ancora ad un calcio di punizione a favore dei gialloneri della Vestfalia. Reinhardt, solito cross teso, messo fuori da Torricelli. Roberto Baggio, ancora Torricelli, sfiora Müller, Reuter, Schmidt, lungo Peruzzi, tranquille battute finali della prima frazione di gara. Risultato di 2-0 con doppietta di Baggio, a Baggio tiro stavolta per la Juve. Squadra negli spogliatoi, non so se Franco Costa abbia la possibilità di raccogliere al volo qualche battuta a bordo campo. Vai Franco, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno, parlare con qualcuno della premiata ditta Baggio. Eccolo qui Dino, un attimo Dino, non scappare Dino. È troppo dribbling secco di Dino Baggio. Sì, è abituato. Vediamo un po'. Roberto, avevi un problemino alla coscia destra, mi pare, toccavi coscia sinistra. No, ho preso una botta, niente in particolare. Senti, è fatta, no? No, non ancora. Non ci credi finché non la vedi? No. Va bene, grazie. Allora, abbiamo parlato con Roberto Baggio. Bene, bene così, Franco. Restituisco la linea, Bruno.
Abbiamo visto di scorcio anche la Coppa UEFA, quindi tutto dovrebbe andare per il meglio. E io a questo punto cedo la linea per una breve serie di suggerimenti commerciali, dopodiché la riprenderemo qui dallo Stadio delle Alpi ancora per altre interviste. Linea allo studio. 91-92. Eccovi di nuovo collegati, gentili signore e signori, con lo Stadio delle Alpi di Torino. Siamo nell'intervallo della finale di ritorno per la Coppa UEFA tra la Juventus e il Borussia. Il risultato è di 2-0 a favore della Juve, in forza dei due gol segnati da Dino Baggio. Darletti mi pare che abbia ospiti di riguardo al suo microfono, il presidente Chiusano e il barone Franco Claudio. Certo, ed è proprio col presidente Chiusano che sta per vincere la sua seconda Coppa UEFA. La stanno vincendo per lui, il suo allenatore, i suoi giocatori. La stiamo vedendo. Sì, ma direi che le prospettive sono buone, sarebbe stupido in questo momento fare, come si suol dire, la scaromanzia inutile. Ecco. Le prospettive sono quelle. Abbiamo ancora 45 minuti, tra 45 minuti, se proprio non capita l'inverosimile, dovremmo prendere sta coppa. Stiamo rivedendo i gol. Presidente, mentre stiamo rivedendo i gol, ecco il primo gol di Dino Baggio. Senta, volevo dire, l'apporto di questo pubblico meraviglioso che ha affluito allo stadio sotto un diluvio, adesso non piove più. Uno stadio formidabile, l'unico peccato è che lo si vede poche volte durante l'anno, ecco. Questo anzi è l'unica volta che l'abbiamo visto in quest'anno e forse anche negli anni scorsi. È stato uno stadio formidabile, magnifico, dobbiamo dire grazie a questo pubblico stupendo che è venuto qui ad abbracciare questa squadra mentre sta prendendo questa coppa che per noi costituisce il traguardo della stagione. Il traguardo della stagione, e forse mi consenta, era ora, perché se no sarebbe stata una stagione, beh, così eh beh, così. Beh sì, sa, perché la Juventus è abituata secondo praticamente gol. A vincere quasi sempre, no? Qui abbiamo uno che e difatti, cose ne ha vinte molte. Volevo proprio parlare con Franco Causio, col quale ricordavamo pochi istanti fa un'altra finale fuori casa a Bilbao in un inferno, Franco, 1977. Sì, vabbè, quella è una partita molto diversa da questa, quindi noi avevamo vinto 1-0 qua, ma questi qui avevano già vinto 3-1 a Dortmund e l'ipoteca l'avevano già messa su questa coppa già la partita d'andata. Sì, stati d'animo diversi, tu sì, dici, voi molto, in un bunker nel secondo tempo. Noi l'ultima mezz'ora non eravamo più usciti dalla nostra metà campo. A Bilbao. È stata molto diversa. Senti, stasera tu mi hai detto a metà partita, diciamo, dove sta giocando una grande partita Dino Baggio. Ma a parte i gol, io penso che oggi sia stato l'anima del centrocampo della Juventus, ma tutta la squadra, anche l'accorgimento tattico di Trapattoni, che ha coperto le due fasce laterali con Torricelli a destra e con De Marchi a sinistra, è stata una grossa mossa. E ha messo Galia su Rummenigge. E Galia su Rummenigge anche, sì, questa quindi è una mossa tattica di poco mister. O niente da fare per questi tedeschi. Ma no, sicuramente, io secondo me dopo la partita dell'andata penso che oggi è stata una partita tranquilla, la Juventus è stata superiore in questi 180 minuti, mancano ancora 45 minuti. Beppe, un attimo. Ci rivediamo, sono pronto, Bruno, i miei ospiti hanno finito, li ringrazio, a risentirci a fine partita, la linea a Bruno Pizzul.